Eccoci ritrovati ad un nuovo appuntamento con A Teatro con Campi Flegrei TV. Quest'oggi in studio abbiamo l'ospite più giovane che abbiamo avuto fino a questo momento, per un motivo che scopriremo tra poco tutti quanti insieme con lei, ma diamole subito il benvenuto. Ciao Angelica, buongiorno. Buongiorno Luca. Grazie per essere con noi oggi. Grazie a te. Allora Angelica, come dicevo, tu sei l'ospite più giovane che abbiamo fino a questo momento, per un motivo, perché un po' vogliamo sfatare il tabù che solo l'esperienza può essere un bagaglio importante da trasmettere agli allievi. Tu sei un'insegnante di danza, insegni all'Anfra Dance Academy e probabilmente sei tra gli insegnanti più giovani del territorio. E quindi vogliamo appunto parlare con te per sfatare questo mito dell'esperienza, perché è vero che la danza è un'arte complessa da insegnare, da apprendere, però è anche vero che ci sono tanti giovani talentuosi e probabilmente l'Italia in genere ha bisogno di sentire certe cose. Quindi io volevo partire subito un po' con la domanda più sapida, più cattiva. Sì. Volevo chiederti cosa rispondi a coloro che dicono che i giovani non hanno esperienza. È vero tutto questo? Tu cosa hai da dire al riguardo? Allora, io inizio col farti una citazione di una grandissima Martha Graham, la quale dice che tutto si impara. Si impara o diciamo facendo pratica di ballo, quindi per insegnare, oppure facendo pratica di vita vivendo, quindi il concetto praticamente non cambia. Ovviamente la danza non può essere inventata, deve essere studiata e di conseguenza anche quando uno insegna deve continuare comunque ad aggiornarsi, poiché ci sono tantissime evoluzioni nella danza sia con i metodi che con le tecniche di studio. Però voglio anche dirti che in realtà l'esperienza fa il suo percorso, anche perché se uno non ascolta l'orchestra, il suono dell'orchestra che si prepara, il profumo di un vecchio teatro, i costumi e soprattutto non sente il respiro di un ballerino, voglio dire, non può insegnare. Quindi io penso che comunque i giovani, se sono professionali e hanno alle spalle comunque un percorso formativo buono, perché no? Ecco, allora a proposito di questo percorso formativo io vorrei farti una domanda, perché tu ti sei diplomata, hai studiato, poi sei stata anche all'estero, sei stata a Monte Carlo, hai fatto dei corsi di aggiornamento per l'insegnamento all'Accademia Nazionale di Danza a Roma, all'Opera di Roma. Sì. Ecco, volevo chiederti che rapporto hai con questa formazione, cosa ricordi, la senti ancora vicina o la senti ancora in atto, come se non fosse ancora terminata? Diciamo che io ho moltissimi ricordi, di cui sono molto legata. Sento ancora un po' di nostalgia, se devo ammettere, anche perché è vicina, non ho smesso da tantissimo. Quindi ricordo ancora il mio primo giorno di danza, avevo 4 anni, mia madre mi accompagnò a fare una prova di danza presso un'accademia, e solo che non potevo frequentare i corsi accademici proprio perché, essendo piccolina, il mio maestro decise di non farmi frequentare il corso, però ci rimase talmente tanto male che lui mi prese in braccio e mi portò in sala a vedere una lezione dei corsi superiori. Rimasi affascinata, però io già a 4 anni ero decisa, già convinta su quello che volevo fare e diventare. A volte non si decide, non si decide, lo si è e basta. Quindi ho questo ricordo ancora vivo dentro di me, grazie anche a questa formazione, al mio maestro, a quella sala, che oggi sono quella che sono, Certo, senti, invece, ecco, a proposito di quella che sei, tu oggi sei un'insegnante e hai delle allieve, però è pur vero che la differenza di età con loro è piccola, non è tantissima. Che rapporto hai con loro? Beh, ovviamente è un rapporto speciale, quindi come lo è per tutte le maestre e maestri di tutte le scuole, però forse è più speciale proprio perché sono giovane, di solito l'allievo intravede nel maestro una figura, paterna o materna. In questo caso a me mi intravedono come una sorella, una complice. Ovviamente si deve distinguere questa figura durante la lezione, quindi essere professionali e fare l'insegnante quando lo si deve fare, e complice e sorella durante un percorso di vita. Ovviamente noi viviamo le allieve giorno per giorno, quindi può capitare che ci sono giorni no, ci sono problemi e bisogna starle vicino.
Ecco, allora io a questo proposito vorrei mandare un video delle tue allieve, così tutti i nostri telespettatori vedono di quello che fai, insomma, tutti i giorni con le ragazze, e poi torniamo in studio tra poco. Eccoci tornati in studio con Angelica Cirlino. Angelica, volevo continuare sempre un Sì. pochettino a parlare delle tue allieve, del tuo modo di insegnare, visto che abbiamo appena visto un loro video. Tu cosa cerchi di insegnare oltre la danza a queste ragazze? Io gli insegno diciamo, a non arrendersi ai primi ostacoli, a credere sempre in ciò che fanno e in quello che vogliono diventare e a essere umili. Diciamo, il ballerino, il grande, si distingue proprio per l'umiltà. E si differenzia dagli altri proprio perché rimane con i piedi a terra. Assolutamente. Ecco, quindi tu, questa umiltà è un valore importante, tu credi che probabilmente sia Deve quello. esserci una competizione tra di loro, però devono anche sapere essere obiettivi. Saper essere obiettivi e molto umili. Ecco, questo è importante. Io poi volevo, parlare, insomma, di un aspetto che ti riguarda più da vicino e che probabilmente riguarda soprattutto te. Per la condizione nella quale insegni, per la condizione nella quale lavori, tu insegni presso una palestra, Sì. che rapporto c'è con questa dimensione, no? Perché la palestra è un luogo probabilmente molto diverso da Diverso. un'accademia di Sì. danza e che ha una mentalità altrettanto Diversa. diversa. È facile far dialogare queste due realtà. All'inizio, diciamo, non è stato facile proprio perché essendo una palestra, la mentalità è totalmente diversa. Però io penso che con un insegnante giusto e con, diciamo, vari incontri con i genitori che si effettuano all'interno di questa palestra, io riesco a far capire ai genitori che anche se siamo in una palestra, abbiamo una sala, abbiamo le sbarre, abbiamo gli specchi e abbiamo tutto ciò per poter, diciamo, svolgere in maniera alquanto buona, ottima, diciamo, lo svolgimento delle lezioni e di questo percorso che è difficile sia nelle accademie che nelle palestre, quindi bisogna più lavorare sulla mentalità dei genitori che su, diciamo, l'ambiente. Ecco, io credo che probabilmente, non so se tu hai avuto anche difficoltà a far capire il problema della costanza, no? Perché poi in una disciplina come la Certo, danza. è la cosa fondamentale la costanza, quindi sì, io punto molto su questo. Cioè, farle venire tutti i giorni a provare per più ore al giorno. A volte è difficile proprio perché non c'è questa mentalità, ma ripeto, è una mentalità dei genitori, Certo, che vanno quello è educati poi, che vanno insomma. Certo. educati ovviamente a questi ritmi. Allora io poi a questo punto vorrei fare una domanda a te, perché abbiamo visto, insomma, che sei un insegnante che lavori quotidianamente con i ragazzi, però è pur vero che, come abbiamo detto in apertura, sei Giovane. giovane, quindi di fatto sei ancora ballerina, puoi ancora ballare. Tu oggi ti senti più ballerina o più insegnante? Allora, partendo dal presupposto che i ballerini sono degli artisti, quindi vivono costantemente di danza e lavorano con il proprio corpo, con lo spirito e con il cuore e devono riuscire a trasmettere tutto quello che provano agli altri. Se io non mi sentissi ancora una ballerina, non riuscirei ad essere un'ottima insegnante, proprio perché non riuscirei a far capire alle mie allieve quello che si prova, diciamo, su un palcoscenico, dietro le quinte, durante gli esami, durante le lezioni. Quindi, io, se, mi sento ancora una ballerina.
E poi non riuscire neanche a far capire alle mie allieve cosa c'è tutto, cioè cosa c'è dietro tutto ciò, quindi sacrificio, impegno, costanza, passione. Quindi sì, ti ripeto, mi sento ancora una ballerina. Ecco, e le tue allievi appunto insegni tutto questo alle ragazze, però cominci anche a portarle in giro per il confronto. Certo. So che sono stati ad alcuni concorsi, sì. Tra l'altro con merito, no? Mi sì, pare di ricordare. Sì. Allora, siamo andati l'anno scorso al Giovani Talenti 2013, classificandoci al terzo posto. Quest'anno siamo andati a Salerno, concorso all'Love You Dance, un concorso nazionale, classificandoci di seconde con un passa a 2 più 4 borse di studio e il merito al talento per una bambina che ha 6 anni. Quindi mi dà tante soddisfazioni. Ecco, i risultati non mancano. Non mancano, ecco, sì. Allora stando comunque in una palestra. Ecco, questo è importante da dirlo. Allora io a questo sì. punto manderei un video di questi concorsi e torniamo in studio tra poco. Eccoci in studio per l'ultima parte della nostra chiacchierata con Angelica. Angelica, l'ultima domanda che voglio farti, visto che appunto abbiamo parlato durante tutta la puntata della tua giovane età, è come ti vedi tra 10 anni? Questa domanda è tosta. Io non so cosa accadrà tra 10 anni, mai dire mai nella vita, tutto può accadere. L'unica cosa certa è che io voglio continuare a trasmettere la passione per la danza a tutte le mie allieve e sì, sarò comunque una giovane maestra esteriormente perché avrò 32 anni, però sì, voglio continuare nell'insegnamento e perché no, anche diventare un'ottima coreografa. Ecco, allora noi ti facciamo il nostro in bocca al lupo. Grazie. E ti ringraziamo per essere stata nostra grazie ospite a te. Oggi. Grazie a te, un'onore. Io voglio ricordare a tutte le scuole, a tutte le accademie che vogliono partecipare, che possono farlo contattando la nostra redazione attraverso i recapiti in sovraimpressione, mail o numeri di cellulare. Ringrazio il centro Qualcosa in Più della Chiesa Gesù Divino Maestro di Quarto che ci ospita ogni volta. Ringrazio il nostro regista Salvatore Basile e ringrazio voi per essere stati con noi quest'oggi. Ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci.